Cari stresiani, ho ricevuto molte richieste da parte vostra di chiarimento in merito al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Comincio intanto col dire che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti partirà dal 1 ottobre 2009, per cui dopo l'estate ci sarà tutto il tempo necessario per informarvi con chiarezza su quali saranno le modalità operative. La città di Stresa ha infatti sottoscritto 2 settimane fa un accordo di programma con la provincia di Verbano Cusio-Ossola e tanti altri comuni che, come Stresa, partiranno nel 2009 con la raccolta differenziata porta a porta. Vedete, il sistema di raccolta dei rifiuti oggi nella nostra città avviene attraverso i cassonetti sparsi lungo la città e attraverso le campane, attraverso le quali è possibile differenziare i rifiuti. Questo sistema di raccolta ormai antiquato, che non praticano più i comuni a noi vicini, consente alla città di Stresa di differenziare i rifiuti per una percentuale molto bassa, intorno ai 30-35%. Si tratta di un livello troppo basso, insoddisfacente, che occorre aumentare. Aumentare almeno al 50%, perché così prevede la legge e perché così è necessario per una località turistica come Stresa, che deve avere anche nella raccolta di rifiuti un sistema adeguato e soprattutto a livello di una città che ha come caratteristica fondamentale le bellezze naturali e ambientali. Dicevo quindi che dal 1 ottobre si cambia. Il sistema sarà completamente diverso e sarà porta a porta. La raccolta differenziata dei rifiuti pertanto avverrà quotidianamente attraverso sacchi di colori diversi, spariranno pertanto dalla città tutte le campane e soprattutto tutti i cassonetti. Ogni giorno pertanto si potrà differenziare un tipo di rifiuto, un giorno la carta, il giorno dopo la plastica, il giorno dopo ancora l'umido e così via. È un sistema che richiede più impegno da parte dei cittadini, più consapevolezza, ma sono sicuro che al pari delle altre località vicine non ci saranno problemi. Quindi il 2009 sarà un anno di grande novità. Questo nuovo sistema di raccolta riguarderà non soltanto però tutti i residenti, ma anche tutti i villeggianti che soggiornano nella nostra cittadina. E uno dei più grandi problemi da risolvere riguardava proprio loro. Costoro infatti non possono differenziare i rifiuti durante la settimana, essendo nella maggior parte dei casi presenti nella nostra cittadina nel periodo estivo, ma soprattutto nei weekend. Per loro pertanto si è pensato ad un sistema diverso, attraverso la costruzione vera e propria di isole ecologiche interrate. A costoro pertanto verrà consentito l'accesso a queste isole ecologiche attraverso delle chiavi particolari o delle carte, in modo tale che possano differenziare i rifiuti al pari di tutti gli altri cittadini residenti tranquillamente. Vedete, ormai è inevitabile. Dal 1 ottobre quindi si cambierà. Lo richiede questo, come dicevo prima, sì la legge, ma lo richiede anche la sensibilità che dobbiamo avere come località turistica. Dobbiamo, sotto questo punto di vista, essere un esempio per tutti. Oggi non fanno certo bella figura di sé i cassonetti che traboccano di rifiuti, oppure le campane spesso traboccanti di rifiuti differenziati. Questo dovrà sparire, si dovrà pertanto migliorare il sistema e soprattutto bisognerà, sotto questo punto di vista, aumentare una percentuale di raccolta dei rifiuti che ci vede oggi a livelli bassi, ma un domani a livelli alti, al pari di importanti località turistiche d'Italia.